Namaste Guruji. Namaste Guruji. So I honor to read a poem from Vorrei Rumi. Leggere una poesia da Rumi. So I just mentioned the original language of this poem is. E quindi leggerò prima English translation. La versione originale in persiano e poi c'è la traduzione in inglese di questa poesia. Quindi c'è anche la traduzione in inglese? Sì, ma ho fatto solo l'essenza della poesia. Se va bene. Ok. Magari sarebbe bello dopo questa lettura di rimanere in silenzio, mantenere il silenzio nei nostri cuori. پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من سرو خرامان منی ای رونق بستان من چون می روی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو و از چشم من بیرون مشو ای مشعل تابان من ای مشعل تابان من هفت آسمان را در برم و از هفت دریا بگذرم هفت آسمان را در برم و از هفت دریا بگذرم چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم ای دیدن تو دین من وی روی تو ایمان من از لطف تو چون جان شدم و از خیشتن پنهان شدم ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من یک لحظه داغم می کشی یک دم به باغم می کشی پیش چراغم می کشی تا وا شود چشمان من تا وا شود چشمان من
ای جان پیش از جان ها، وی کان پیش از کان ها، ای آن بیش از آن ها، ای آن من، ای آن من. Beloved, your soul merging magically in my soul. La tua anima si immerge nella mia anima. Benedicimi. The flame of your torch is roaring in me. La tua fiamma brucia in me. Tu sei la luce dei miei occhi. I fly to seventh sky. Io volo sui sette cieli e passo i sette oceani con il tuo bacio alla mia anima vagante. Nel momento in cui hai preso la mia mano, le miscredenze sono diventati i miei schiavi. Con la tua grazia, io sono il sé. Il tuo essere che era nascosto in me, ora è stato rivelato. پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من، پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من، سرو خرامان منی ای مشعل تابان من، ای مشعل تابان من. Queste parole sono di Hutu. Ah, di chi sono? Queste parole di chi sono? Sono da un padre, un figlio? Da chi erano e per chi erano? Erano di Rumi per il suo maestro, oppure per il suo figlio che sei tu. Posso vederle un attimo in inglese? Quello che stavi leggendo in inglese è questo? Because I was very touched by it, so I wanted to. Perché mi hanno toccato molto e queste parole vengono
sgorgano dal cuore di un santo amato, la tua anima che si unisce alla mia anima e che fiorisce nel giardino del mio essere, e la fiamma della tua torcia brucia in me, tu sei la luce del mio vedere. Io volo ai sette cieli, passo i sette oceani semplicemente con il tuo bacio, il tuo bacio alla mia anima. Dal momento stesso in cui tu hai preso la mia mano, la mia miscredenza e le mie credenze sono diventate i miei schiavi. La gloria della tua fede è la mia salvezza. Con la tua grazia io sono il sé. Il tuo essere che è stato nascosto in me è stato rivelato. Le rose esplodono semplicemente vedendoti, e i fiori di narciso si ubriacano vedendoti. Mio amore, amore mio, in un secondo mi porti nel fuoco sacro e in un altro momento mi porti nel freddo del cuore, mi porti alla luce ultima affinché io possa stabilirmi in questo vedere. Tu sei l'anima dell'esistenza. Tu sei la presenza prima della presenza. Tu sei addirittura prima della creazione. Perché questa parola non è la mia casa. E siccome è così, non c'è una paura di lasciare il corpo. Non c'è una paura di lasciare il corpo, non c'è nemmeno un desiderio di essere in paradiso. Il mio unico desiderio è quello di unirmi a te. Il mio unico desiderio è quello di unirmi a te, amore mio, perché tu sei la luce del mio vedere. Chi è che scrive e dice cose così? E a chi? A chi le scrive? Da dove sgorgano queste parole? E per chi? Qualcosa pronuncia queste parole e vengono udite in qualche luogo. Non sei lì? Non siete lì? Non la persona. Ma non sei lì? Dov'è che sei di più? Nel parlare o nell'ascolto di queste parole? O entrambi? Me lo chiedo. Chi è che ti esclude o che ti ha escluso? Grazie. Grazie. Lo posso tenere? Bene. Namaste, welcome everyone. Namaste, benvenuti tutti a questo satsang oggi. Vorrei anche prendere un momento per dare il benvenuto a tutti quelli che sono con noi online. È un servizio bellissimo che ci permette di condividere tutto questo attraverso la tecnologia ovunque voi siate nel mondo. Vediamo come la tecnologia può
può anche essere una cosa bellissima e anche una cosa invece non bella, ma in questa sua espressione è una cosa meravigliosa, perché dà la possibilità a così tanti amici che sono intorno al mondo a essere qui con noi in tempo reale, e quindi benvenuti a tutti. Prima di chiudere ieri, qualcuno stava parlando, non so se questa signora, non so se le tue domande stanno bruciando, sono ancora vive dentro di te, e se no, non forzarlo, possiamo iniziare da un posto nuovo, fresco oggi. Ok, credo che stia venendo la stessa persona. Grazie Guruji. Grazie. Dove eravamo? Da dove iniziamo oggi? Sì, iniziamo freschi, non da dove abbiamo lasciato ieri. Ieri non c'è più. Quindi in questo istante, dammi una lettura reale di questo istante, non come la fine di un qualche cosa che è passato, ma una lettura di questo istante che non è attaccato a nessun altro istante. Possibile? Sì. I am only here for God. Sono solo qui per Dio. Come, scusa? Sono solo qui per Dio. Tutto quello che voglio è servire Dio. È una preghiera che ho recitato spesso, è quella di San Francesco d'Assisi. Signore, fammi uno strumento del tuo amore. Ma da quando ti ho incontrato, è per la grazia di Dio, che non voglio me, non voglio nessun me. È la prima volta che mi sono ritrovata questa benedizione di essere a Monte Saja. Ho visto una citazione tua che diceva: digerisciti e poi ciò che è il tuo vero sé può iniziare il suo lavoro nel mondo. E sono stata assorbita da quelle parole, perché non ha detto iniziare il suo lavoro e poi tu. Era la prima volta che ho sentito il non te, il vuoto. Niente, quindi non c'era il te, cioè non sei tu lì a fare qualcosa. E quindi sono qui per chiedere la tua grazia affinché questo me possa svanire, sparire dalla circolazione. Sparire da dove? Da chi? Voglio solo controllare. Forse è una domanda troppo difficile. Da qualsiasi cosa stia bloccando. Ok, bloccando che cosa? Il vedere. Il vedere il mio vero sé. Il mio vero sé. La credenza in un sé separato sembrerebbe
bloccare quella che è la visione reale. Magari è troppo complicato, possiamo provare qualcos'altro. Perché mentre parli, volevo dire qualcosa, mentre parlavi, dicevi niente me, non c'è il me. Perché dicevi lasciami essere o fammi essere uno strumento della tua, e poi sei corretta, hai detto non voglio neanche essere un io che fa qualcosa, nemmeno servire, non ci sia qualcuno che serve. Non so se sono solo delle belle parole. Qual è il desiderio forte che c'è dietro queste parole? Cos'è che desideri realmente? E tu chi sei? Quando parlavamo ieri anche, chi è questo essere che vuole qualche cosa? È il vero sé? C'è un desiderio di trovare qualcosa, di raggiungere qualcosa, di lasciare andare qualcosa, o è un desiderio della persona? Puoi differenziarlo? Chi è che vuole realmente qualcosa? So che queste parole non sono il linguaggio comune di ogni giorno, perché stiamo guardando in realtà chi è che sta parlando davvero. Perché spesso quando diciamo io, diciamo ok, sono io che parlo, ma qui stiamo guardando chi è che sta parlando e cosa sta dicendo, e se questo che sta parlando può essere percepito. E questo è più interessante per me, scoprire se colui che parla può essere percepito e sono la stessa cosa oppure sono separati. E qui sto rischiando un po', sto andando proprio al cuore della questione. Non voglio rimanere tanto nel senso della persona, che verrà comunque trascesa presto. Quindi se diciamo non c'è persona, e poi c'è una persona che dice no, non c'è persona, non andiamo da nessuna parte. Quindi non voglio procedere in alcuna direzione che poi lascia qualcosa di complicato, di rumoroso. Voglio tenere tutto molto semplice, proprio come cibo per i bambini e linguaggio per i bambini. Possiamo parlare il linguaggio dei bambini senza perdere quello che è la potenza di questo messaggio. Cos'è che desideri? Vorrei essere vuota, niente. Everybody wish for something. Why you wish for nothing? Tutti desiderano qualcosa. Perché tu desideri niente? Io voglio solo controllare. Why you want nothing? It's all there is. Perché vuoi il nulla? You have tasted already. Perché l'hai già assaggiato? Sì, ho avuto degli assaggi durante l'invito. Senso di spazio, di pace. Sì, siamo arrivati a questo punto ieri, no? Quando dicevi risultato, la conseguenza di aver ascoltato l'invito, tutte queste idee erano svanite, tutto quello che era rimasto era che cosa? Niente, niente. E in questo niente, che cosa c'era? C'era anche una sensazione, c'era una consapevolezza di essere niente. E in questo niente, senza aspettartelo, c'era amore. C'era amore in questo niente, c'era gioia. E anche nel silenzio, no? Giusto? Sì. Quindi non è un niente come un buco nero. In qualche modo c'è questo senso di niente, di spazio vuoto. Uno lì si può sentire a casa, in pace, felice. E dovevi
far qualcosa per rimanere in questo spazio di vuoto? No, grazie a Dio no. Sono una che ha sempre fatto tutta la mia vita. E quindi eccoci qui, il vuoto, e non c'è delusione. Non c'è delusione. Vuoto, 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 vuoto. E trovi qualcosa. C'era un attore, c'era qualcuno che stava raccontando una barzelletta e diceva che per Natale suo papà gli aveva portato dei regali e quando li ha aperti, quando ha aperto la scatola non c'era dentro niente e il padre gli ha detto: è l'uomo invisibile, ti ho portato un regalo ed è l'uomo invisibile. E il bambino dice: wow papà, è fantastico. E il bambino ha detto: ci ho giocato per 3 settimane ci ho giocato per 3 settimane con l'uomo invisibile finché mio fratello l'ha nascosto. Quindi vedi il potere dell'immaginazione. Papà mi ha portato un regalo, l'uomo invisibile, ci ho giocato per 3 settimane fin quando mio fratello l'ha nascosto e poi non lo potevo più trovare. Vedi, possiamo farlo con la nostra mente, no? Quindi sei arrivata a uno spazio di vuoto e in questo vuoto io ho detto: cosa ti ho chiesto? Stai immaginando qualcosa? Hai detto no. Però al tempo stesso c'erano pace e gioia. Ti ho chiesto: le hai create? Ho detto no, non ho creato niente, ho solo scoperto. Pace e gioia sono qui. Ora, quell'esperienza, ti riferisci a quell'esperienza come una cosa che era o che è? Quando parliamo dell'invito, era un'esperienza o è un'esperienza? È qualcosa che va e viene. Lo stato del vuoto va e viene. Quindi ci sono delle cose che emergono. E se ci sono delle cose che emergono, sono il vuoto? Ci sono modi diversi in cui puoi rispondere a questa domanda, però vediamo. Tu dici: ci sono delle cose che emergono. Non è che emergono in quel vuoto? E non è che vanno in quel vuoto? Sì, emergono, hanno il loro gioco e poi se ne vanno. E il vuoto se ne va, si sposta quando loro se ne vanno? No. Ma oggi è diverso? Oggi il vuoto se n'è andato? No. Quindi se il vuoto non è andato, allora il silenzio, la pace sono venuti e se ne sono andati o no? No. Quindi che cos'altro vuoi? Voglio solo sapere. Se ne sono andati per davvero? Voglio essere libera. Ok, vediamo. Non credo che sei molto distante dalla libertà che io so che tu sei. Quindi ok, questa non è una bella cosa quando queste cose vanno e vengono nello spazio del vuoto. Perché se non ci fosse uno spazio dove queste cose possono venire e andare, eri delusa quando le cose andavano e venivano? No, perché quello, la vacuità nella quale vengono e vanno le cose è sempre lì, la puoi vedere, la puoi osservare. È vero o no? Sì. E quindi poi ti ho chiesto: che cos'altro vuoi? Qual è il problema? Se vedi che tutto ciò che è
va e viene, belle sensazioni vengono, belle sensazioni vanno, tristezza viene, tristezza va. Tu sei testimone di quello che va e quello che viene. Quando vanno, tu non sei andata, tu eri lì a osservare che andavano, quindi non te ne vai. Ma a volte viene il pensiero, viene un pensiero, ho perso qualcosa. E se uno crede in quel pensiero, è come se lo credessi e lo... È come se credendolo lo fai nascere e allora poi ci credi ancora di più e diventa vero. Sembra che diventi vero, ma non è così. E quindi questo traffico di sensazioni e esperienze va e viene, ma non è, non sei tu che vai e che vieni. E questa è una cosa significante, no? Che tu riconosci che tutto quello che percepisci va e viene. Certe cose vengono, sembra che rimangano, invece poi se ne vanno anche loro. E tu lo noti. E tu che noti questa cosa, vai o vieni? Sei andata e sei venuta? No. Quindi ti chiedo di nuovo, qual è il tuo desiderio adesso? A realizzare la mia verità più elevata. Non è la stessa cosa che la verità più alta va e viene? E invece tu che osservi tutto questo non te ne vai e non vieni, non vai e non vieni. Vediamo se c'è qualcosa che è più alto. Ma già questo non è molto buono? Che tutto quello che vedi, che sia dolce o meno, va e viene. Ma c'è anche un altro che vede, un altro che percepisce, che non è molto interessato. Ah, quindi questo spazio di percezione ha un interesse allora in quello che va e che viene. Sì, ha un interesse. Vede e può lasciare che le cose vadano e vengano, però quando le cose non vanno bene c'è un coinvolgimento. Però le vede queste cose, ma c'è anche un'altra posizione che osserva tutto questo, un altro osservatore più elevato che osserva tutto questo. Come fai a saperlo che c'è un altro osservatore se non sei lì? Sì, sono lì. Sì, lo vedo. Vedi, quello che stai dicendo in realtà è vero, c'è molta verità in quello che dici. Anche se il senso della persona, con tutte le sue idee e proiezioni e ricordi, attaccamenti, desideri e così via, tutto questo viene visto, allora diciamo ferma. Non riportare più tutto quello che succede, ma rimani con quello che vede. Rimani con quello che vede e ti chiedo, è lo stesso di quello che vedi? No, tu dici, no, è più tranquillo, c'è più pace. Ma non c'è soddisfazione lì? E tu dici, sì, perché anche lì, a volte, anche lì c'è un investimento, c'è un coinvolgimento, un attaccamento. E allora anche tutto questo viene osservato, no? Ci stiamo perdendo? No. E allora vedi che anche se tutto questo viene visto, allora c'è un osservatore che osserva tutto questo. Ti sei spostata? Ti sei spostata in una posizione diversa per osservare, per riconoscere tutto questo? No. E quindi... cosa possiamo fare adesso? Cosa possiamo fare adesso? Beh, te lo posso dire cosa possiamo fare. È che quella posizione ultima, oltre alla quale non c'è un altro posto dove andare, ma che osserva senza attaccamento, che non vuole niente dal vedere,
ma non è impegnato a vedere, non ha un interesse in ciò che vede, ma semplicemente il vedere avviene. Lo possiamo vedere, lo possiamo capire questo, ma in questo posto, che sembra più elevato, c'è altro progresso che si può fare qui? No. E questa è una cosa triste o felice? Ci sono delle emozioni qui? No. Questa potrebbe essere una risposta alla tua preghiera, chiunque fosse che stava facendo questa preghiera? Siamo... Sì, pure onesta. Sono solo interessato a quello che è onesta. A quello che è onesto. Non rispondermi quello che pensi che io voglia sentire, perché altrimenti ti becco. Mi interessa solo quello che è vero. Sì, la verità più alta, la grazia mi ha portato qui. Non sono interessato a quello che c'è a destra, a sinistra. Ok, quant'altra strada c'è da fare? Ok, fammi tornare indietro a quello che stavo dicendo. Quando uno arriva a questo livello di riconoscimento, che cosa rimane da farsi? Ok, niente. Ok, aspetta solo un attimo. Perché sembra che ci sia ancora la possibilità di un'attività o della possibilità di ritornare nella forma di una della persona con i suoi problemi. E quindi io ti chiedo, è possibile davvero che da quella posizione che è senza forma, non ha forma, e sai che sei lì, è possibile davvero che il te, che è senza forma, viene riportato in una posizione che ha una forma? E quella sarebbe una cosa vera o una cosa immaginata? Quindi questo ti chiederei di rimanere a marinare nella tua comprensione finché poi quello spazio di illusione viene... rimane poi esausto, rimane finito, finisce. E quindi arriviamo a uno spazio che è più finale, più conclusivo, dove anche quello che osserva la persona, che chiamiamo l'osservatore o il senso della presenza, il cui ambiente è molto più, ha molto più spazio, è molto più gioioso, molto più silenzioso, molto più felice, ma anche qui non è più, non è comunque l'ultimo posto, il posto finale, perché c'è la possibilità di ritornare in una forma. C'è qualcosa che lo osserva. E quindi, in questo posto più profondo che osserva tutto questo, c'è qualche cosa che ha un attaccamento o un coinvolgimento in quello che è il campo dinamico? No. E deve praticare essere se stesso? No. E quindi se questo è vero, allora significa che la possibilità di rimanere, di ritornare anche nella forma, anche questa possibilità viene proprio evaporata, non esiste più. E volevo vedere se potevamo tornare, se potevamo arrivare a questo posto più alto. E cos'è? Hai dovuto scalare una montagna? No. Perché? Perché questo posto più alto è già in te. Ha un senso quello che sto dicendo? O sembra stupido quello che sto dicendo? No, vedi, non deve avere un senso solo nella mente, ma in un posto molto più profondo. Perché ha a che fare con un vedere esperienziale. Affinché tu possa rimanere e vivere nell'autorità di ciò che vedi, in modo tale poi anche da non imitare quello che sta dicendo qualcun altro, ma proprio digerirlo e essere quello che vedi. Quindi digeriscilo, assimilalo e controlla ancora una volta. È un qualcosa che viene dalla mia mente o è un vedere che
è un vedere che il vedere stesso dissolve la mia mente super impegnata. È qualcosa di molto pratico, no? È troppo complicato? Magari all'inizio, perché non siamo abituati a vedere, a guardare in questo modo, in questa vita, in questo mondo, qualsiasi cosa attrae questi... gli esseri umani vengono attratti da varie cose, ma qualsiasi sia il lavoro che fai, che il datore di lavoro ti propone, e magari ti chiedono, ok, tu rispondi, ok, ho studiato qui, ho studiato lì, e il datore di lavoro chiede, ok, hai studiato qui, hai studiato lì, hai fatto questo, hai fatto quello, ma chi sei tu in realtà? Te lo chiederebbero a un colloquio di lavoro? Tu stai parlando dalla persona, ma chi sei oltre la persona? Te lo chiederebbero questo? O magari vuoi sposarti, pianifichi di avere una... la vita insieme e vuoi controllare la persona sposando, ok, cos'hai, qual è la quintessenza di quello che hai scoperto della vita? E tu dici, ho fatto tutte queste cose, ho studiato, questo è ciò che sono. E tu dici, ma tu non puoi essere questo perché ne sei consapevole, no? Questo è il tuo marito futuro o moglie futura. Ti chiedono, ti fanno una domanda così? No, non credo. Com'è che sei finita ad essere interessata a questo tipo di domande? Cosa ne guadagni? Confusione? Mal di testa? Ieri Nirmal è venuto, mi ha parlato un po' ieri sera e ha detto... ho incontrato i gruppi del Sangha internazionale e ha detto una cosa incredibile, straordinaria, perché ha detto, dimmi, perché la loro vibrazione è così incredibile? Ma cosa intendi incredibile? No, è qualcosa... ma cos'è? C'è una pace, c'è pace, c'è presenza. E chi è che parla di una cosa così? C'è una presenza, c'è una maturità, c'è presenza, non c'è conflitto, c'è condivisione, c'è potere, c'è presenza. Da dove emerge questa presenza? Dalla tua comprensione, che è esperienziale, che non è solo una convinzione intellettuale, ma è la tua esperienza diretta che emerge da questa esplorazione diretta che state facendo. Dove non ti viene richiesto di visualizzare o immaginare o creare alcuna proiezione. Stai semplicemente scoprendo. Quello che scopri rimane nel tempo. Alla fine quello che scopri è un qualche cosa che devi mantenere, che devi continuare. Perché a un certo punto, magari se devi continuarlo, devi mantenerlo, non avrai più energie per farlo. Nel tuo vedere ultimo, trovi un qualche cosa che devi tenere, mantenere, o trovi un qualcosa che invece sei? E la mente può venire, entrare in gioco di nuovo e dire, ah, questo era divertente, però adesso torniamo un po' alla realtà. La mente può venire e dirti, guarda, stai immaginando tutto questo, tu hai bisogno di me e ti scombina tutto dentro, oppure no? Quanto sei stabilito, radicato nel tuo vedere, o quanto è precaria la tua scoperta, quello che scopri, e magari ti senti un po' fragile in quello che stai scoprendo, che come se potessi perderlo, perché se così è, allora non hai ancora scoperto quello che, a cui sto indicando. Devi continuare a guardare ancora un po'. Ma se c'è in te, se c'è
in te e se le tue parole sono vere, che questo è quello che vuoi davvero, quello che vuole il tuo cuore vuole essere libero dal condizionamento psicologico, dall'ipnosi, del condizionamento personale, e adesso lo stai vivendo. E stai vivendo che qui, in questo vedere reale, non sono non sono in balia della mia mente. Allora questo è un buon posto. Sì, non sei venuto a dire sì, voglio una benedizione, voglio solo una benedizione. Anche questo verrà. Una benedizione è facile. La comprensione vera è magari più difficile, perché come ho detto in passato, in ognuno è come se ci fossero due forze. C'è una forza che lavora dentro, che cerca di tenerti solo nello stato della persona, preoccupandoti del prossimo pasto o l'affitto oppure il lavoro o gli amici che non vedo da tanto. E uno può vivere solo così, e al tempo stesso c'è anche un'altra forza in noi, che è un'energia che aspira a evolversi e si muove in una comprensione molto più alta nella pace, nell'amore. E queste forze sono tutte e due in noi. Questa forza è in noi e spesso magari non viene riconosciuta. Ma adesso che sei qui e inizi a guardare e sentire la tua crescita, il tuo vedere, la leggerezza e la pace che emerge in te, allora stai anche andando più in profondità e la tua determinazione andare fino in fondo. E quando questo si sveglia in te e scopri che è possibile e che è possibile trascendere queste energie più basse e lo vivi e vivi la trasformazione e la tua evoluzione nella coscienza, allora poi non hai neanche più bisogno di qualcuno che ti aiuti e che ti incoraggi, perché quello che senti dentro è abbastanza. Ma sembra che tutto questo comunque risvegli delle energie che sono in te, che vogliono resistere a tutto questo, come se ci fosse un potere in te che non vuole farti scoprire tutto questo. E allora io ti chiedo, ascolta, non vuole che tu scopra tutto questo. Chi è quel tu, chi è quel te? Non vuole che scopri quella libertà originale che è qui, che è il tuo desiderio più alto per la libertà. E dove io non ti mando in nessuna direzione a cercarlo, perché è qui, dico che è qui, e sembra che ci sia una forza che vuole spegnere e magari si camuffa come qualcosa di sospettoso, che ti fa sospettare, che crea una difficoltà, ma queste cose sono transitorie, non sono vere. Guadagnano una realtà dalla tua credenza, quando credi che siano vere, ma non è così. E questo è il motivo per cui sono qui a Rishikesh per un mese, che, detto tra noi, è tanto, tanto tempo, perché c'è tempo a sufficienza, in abbondanza, per uscire da questo campo limitato di personalità. Per raggiungere quello che è l'essere puro nella sua espansione massima. E quindi, mentre scopri tutto questo sempre di più, come ti senti? Che stai perdendo un qualcosa di valore? Che ha valore? Voglio farti vedere che tutto quello che rimane attaccato, alla quale la tua mente rimane attaccata, se tutto questo venisse
portato via dalla... se qualcuno te lo portasse via, vedi, tu rimarresti qui, tu sei ancora qui, tu sei più alto e ancora qui. Perché la paura di perdere l'illusione, la paura della morte e anche la paura della vita se ne vanno. La paura se ne va, se ne andrà. Quando? Vedi, ieri ho chiamato un po' del mio sangha più stretto e volevo controllarli. E ho detto, volevo controllare, voi siete con me da un po' di anni e volevo sapere cosa avete fatto con i miei insegnamenti. Perché ci vogliono 3-4 anni? Ve lo farò vedere perché l'abbiamo registrato, vi farò vedere. Era interessante sentire perché ho detto, siete con me da anni, insomma. Perché le persone dicono, ah, Muji, dicono, sì, lo fai così facile, così semplice. E allora io gli chiedo, senti, se è così facile, perché ci metti così tanto? Non è che ho una percentuale su quanto tempo ci vuole. Se voi mi dite, io sono solo qua per la libertà, sono solo qui per questo, allora io ti chiedo, cos'è che ti blocca? Dice, ma la mia mente... Allora, ok, hai visto cos'è la mente? Cos'è la mente? Qualcuno può far vedere la mente? Cervello, ok, il cervello è una cosa, quella specie di cavolfiore nella tua testa, noi possiamo studiarlo, ma... Puoi mostrarmi davvero la mente? Mente significa pensieri. Pensieri che vengono creduti. E quindi la mente, vedi, non è un oggetto in realtà. Dobbiamo continuare ancora? Sì. No. No. Tu puoi sederti con tutto quello che abbiamo condiviso e guardare e vedere se la tua mente dice ancora un percorso da fare, se devo fare ancora dei passi, se questo viene dalla mente o dal cuore, perché la mente ti manderà sempre su un cammino. Ah, vedi, sei così vicina. Sei così vicina all'infinito. E quindi cos'è? Devi stare un po' fuori? Fuori dall'infinito? Se fosse così? Devi davvero guardare alle cose che dici e provare se sono vere. Altrimenti è come se fossimo qua a collezionare solo informazioni e più informazioni. Poi diventiamo orgogliosi di quante informazioni collezioniamo. Ma noi non siamo qua per fare una collezione di informazioni. E non ti chiedo di essere qui e creare qualcosa, di essere creativa. Quindi non ti sto chiedendo di creare, ma di guardare. Ognuno può guardare. Addirittura una persona cieca può guardare. Anche una persona che è cieca può dire, sì, lo vedo. Lo capisco, lo vedo. Con che cosa? Con gli occhi? No, con gli occhi del cuore, con il cuore. E questo è abbastanza, è sufficiente. Questo non è un circo. Questo sarebbe abbastanza. Ma se tu continui a offrire tutte queste cose alla mente, allora non sarà mai abbastanza, perché la pancia della mente non è mai piena. È terribile. Non è mai piena, è terribile. È un gioco di parole in inglese. Ok, quindi lo lasciamo qui per il momento. Muji, salvami. Credevo che l'avessimo fatto. No, sono qui adesso. Vedi, per me è come se qualcuno... se stai affogando e dici salvami, e io ti tiro su nella barca
e dice: no, aiutami, aiutami. E io ti dico: no, 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 ti abbiamo già aiutato, sei già fuori dall'acqua, sei sulla barca, adesso ti devi asciugare, vestiti un attimo, beviti una tazza di tè. No, dice: aiutami, aiutami ancora. No, sono serio, riconosci la tua trascendenza. Se continui a dire: ma con tutto quello che hai detto sto ancora affogando, no, non ci posso credere, perché so che non è un qualcosa che ha a che fare con più parole, non c'è bisogno di altre parole, ma c'è un qualcosa nell'abitudine di come uno pensa, che crede di aver bisogno di altro. Ti prego, guarda di nuovo. Ok, grazie per la tua grazia. Ricevila prima e poi ringrazia. Come? Tu eri il secondo dietro di lei? Ieri sembrava qualcosa, ma oggi è ancora caldo quello che vuoi condividere con me? Ok, va bene, allora vai un attimo. Thank you, Master. Thank you. Grazie, maestro. Grazie. It's always hot. It's what happened? È caldo. It's always è sempre hot. Caldo. Where? Because dove? Perché è qui. Proprio adesso. Thank you. Grazie. Thank you so much. So much love. Grazie tantissime. C'è così tanto amore, gratitudine. I don't know how. I don't remember. No. Non so. But ora non ricordo. Before we continue, something just come up. Prima di iniziare, posso condividere qualcosa con voi? Tu potresti avere l'impressione di avere una domanda che ha bisogno di una risposta. Sto dicendo a tutti, potresti avere una domanda che brucia nella tua testa. Se tu ti trattieni a questa domanda, ti aggrappi ad essa, allora non ascolterai quello che sto dicendo. Starei solo aspettando che io ti chiamo. Ma potrei rispondere alla tua domanda parlando a qualcun altro. Ma c'è qualcosa che dice: sì, sì, ma deve scegliere me, deve scegliere me. Tu l'hai risposta a lui, ma devi risponderla anche a me. Questa è la mente. Per favore, scrivi la tua domanda e tienitela nella tasca, ma non tenertela in testa. È per questo che io dico che quando una persona ha due domande, io gli dico: no, dimmene solo una. Perché quello che succede è che mentre io rispondo alla tua prima domanda, tu ti stai trattenendo alla seconda domanda e non ascolti quello che dico. E lo sai che è vero. Osserva questo, perché questa è la mente e ti ingannerà. Terrai chiuse le tue orecchie mentre cercano di mantenere la tua domanda nella mente. Tutto è per te. Potresti avere uno specchio preferito per guardarti, ma tutti gli specchi rifletteranno la tua faccia. Puoi immaginare qualcuno che dice: ah, devo togliere questa cosa dalla mia faccia, e dice: no, no, però ho bisogno del mio proprio specchio. Tutto è il tuo specchio. Io dico questo perché io non ti tratto, per me tu non sei la tua mente, ma io ti tratto come ciò che sei, coscienza. E più tardi tu vedrai che anche la tua mente è uno con questo, ma non ancora. Quando tu vedi dalla prospettiva della coscienza, tu vedrai l'unità di tutto questo, che include anche il tuo senso privato della persona. Continua. Adesso, maestro, tutti i suoni, tutta la visione, tutto ciò che vedo, c'è solamente questo momento.
Per favore, aiutami. La visione che non vedo, come non vedere niente davvero esattamente, ma vedere tutto. Tutti i suoni vengono, tutte le immagini vengono, ma è il gioco della dualità che accade proprio adesso, di fronte a te, in questo spazio vasto. È come se andasse immagine dopo immagine, come in un film, ma è soltanto un'immagine. Nessuno può percepire la dualità correttamente, a meno che scoprano la loro unicità. Ripeto, nessuno può percepire e fidarsi della propria percezione duale finché non scoprono la loro unità dell'essere interiore. Tu non puoi valutare la dualità mentre tu ancora funzioni nella maniera di pensare dualistica. Colui che capisce, capirà. Non c'è dentro e fuori. Inizia da qui e va in ogni direzione. E lo spazio è semplicemente qui. Non va mai e non viene mai. È sempre qui questo spazio. E questo spazio che cosa è? Questo spazio di cui parli? È senza forma, non puoi vederlo, non puoi toccarlo. E tu cosa sei? Osservo anche questo, è come se fosse un tutt'uno, ma c'è anche qualcosa che osserva. È diverso dal spazio? È come se sono uno, è come un punto, una sorgente, non so. Percepisce ogni pensiero, nessuna mente, solo pensiero. Un pensiero sorge, poi viene percepito e svanisce e se ne va. Ha un problema? No, nessun problema, nessuna domanda. Non c'è io. Nessuno che può porre una domanda. Ma c'è ancora qualcosa che rimane perché ci vuole del tempo. Delle cose che appaiono e poi spariscono anche. Sì, vengono e vanno. Non rimangono a lungo. Le vedo, vengono viste ogni volta, ma ogni tanto. Quando, anche quando non parlo, c'è sempre questa esperienza. Suoni, immagini, tutte queste cose. Ma mentre parlo, iniziano i pensieri e piano piano fanno come una sorta di ombra, non necessariamente, non per forza. È solo così quando parlare, quando dietro alle parole c'è la sensazione di essere una persona. Perché anche se qualcosa prende forma, questo non influenza il senza forma. Sì, i pensieri sono lì. E c'è questa sorgente, sì, ma questa sorgente è continua. Ciò che sto dicendo è che in un qualche modo il senso dell'identità sembra interferire con quella cosa continua. Anche dire che il sé è continuo non è una cosa corretta completamente, perché semplicemente è. Nel sonno profondo non c'è esperienza di questo. Quando mi risveglio è lì, ma quando dormo, cosa succede quando dormi? Non faccio esperienza di tutte queste cose. Tu stai dicendo che nello stato di veglia
C'è un'esperienza cosciente di questo, ma nel sonno profondo non c'è un'esperienza cosciente di questo. La ragione è che tu nello stato di veglia sei separato da questo e fai esperienza di questo. In verità non c'è nessuna interruzione, che tu sia sveglio o dormi. Non so quante persone capiranno quello che sto dicendo. Quando tu parli così e dici sì, io sono cosciente di questo, sono cosciente del sé, io ti domando, chi sta parlando? Se tu dici, è come se la coscienza sotto forma di mente sta parlando a questo assoluto. Allora in qualche modo posso seguirti, ma se tu hai l'impressione che sia qualcosa di separato che fa un commento sull'assoluto, allora ti dirò che anche questa è soltanto un'idea. Non so se sono andato troppo lontano adesso parlando così. È vivo questo in te nel momento in cui ne parliamo? Perché io non voglio semplicemente darvi dei concetti e intrattenere la mente con concetti spirituali. Deve essere proprio del cibo nella bocca, non un menù. Se tu hai fame non ti posso dare un menù, una carta. Se qualcuno ha fame, va da te, non funziona se gli dai un menù, devi dargli del cibo. Se tu hai sete di questo, allora ti darò qualcosa che smorzerà la tua sete. Se tu vuoi solo avere delle conoscenze intellettuali, allora sei nel luogo sbagliato. Se sei venuto perché qualcosa in te sente che fin da quando sono qui, anche se non capisco bene cosa dice, sento così tanto che si apre, che accade in me, allora sei benvenuto. Adesso, mentre parlo, ho una richiesta, maestro. Rimanendo così, automaticamente, cioè prima c'è la presenza e poi viene che non ci sono pensieri. Non c'è nessun problema nel rimanere con la presenza. Fai attenzione a non iniziare a parlare di questo, non continuare a parlarne, perché la mente adora questo. E poi inizierà a dire, ah, sai, per me adesso non esiste niente e così via. Ma invece rimani quieto, non parlare così. Ramakrishna ha fatto un esempio, che se tu getti una bottiglia vuota nel fiume, continuerà a fare clu, 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 clu. E poi quando è completamente piena, scenderà sul fondo e rimarrà in assoluto silenzio. Non rimanere in questo glu, 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 glu. Rimani sul fondo e in silenzio. Io sono rimasto in silenzio. Tu, tramite YouTube, hai risposto a tutte le mie domande. Guardavo sempre solo satsang. È come questo pezzo di ghiaccio che si scioglie nell'acqua. Voglio rimanere solamente in questo, voglio esserlo. Continua a rimanere finché lo sforzo di rimanere se ne va. E poi realizzerai che c'era qualcosa dove dovevo rimanere, e poi vedrai che io sono ciò che semplicemente è, non devo rimanere. Eppure in questa messa in scena bisogna assaporare questo rimanere, tutte queste cose. Molte delle cose che hai assaggiato ti hanno portato fuori da questo, ma adesso tu senti che ti stai dissolvendo in questo e rimani in questo. Quando i sensi se ne vanno fuori, hai l'impressione che tu sei uscito da questo, ma lentamente tu sviluppi una saggezza e vedi che sono soltanto i pensieri che se ne vanno e non tu stesso, non te stesso.
Quindi rimani quieto, non dare alla mente questo lavoro di dichiarare qualcosa o di fare pubblicità al sé. Rimani quieto. Don't put me on the spot like that. If you say but, just yes, yeah, actually, I said non... before that mantissage is for everybody, actually, but just not all at once, because we don't have space, no? So aspetta. I hear you, and of course. Io ti sento, ma va bene, possiamo verificare con Sri. And see when that is possible. But of course, I would love per vedere se. Se puoi venire a Saggia, ma adesso non posso dirtelo così, dobbiamo guardare con Sri in seguito. La prima volta che ho visto i tuoi occhi nell'internet, non so cosa è successo dentro di me, ma sapevo, lui lo sa. E io adesso so che tu sei sempre qui. Sempre qui. Se io sono qui, se tu vieni qua perché vuoi guardarmi negli occhi, ci sono molte persone che mi chiedono di guardarmi negli occhi, no? Io, se adesso vieni e mi guardi negli occhi, io avrò un sacco di problemi perché tantissime persone vogliono. Parlo. Quindi guardiamo cosa succederà. Talk to Sri. Parla con Sri. Thank you, Master. Thank you. Yeah, grazie, maestro. Ieri sono andato a fare una passeggiata perché ho dormito solamente 4 ore. Al mattino sono andato a camminare un po'. Troppo riso, troppe chapati. Siamo andati a camminare, ero così stanco e siamo finiti in un ristorante. Non dovrei dirlo. Beh, eravamo in questo ristorante, abbiamo iniziato a parlare. Muji, could you, you know, could we talk about some of your favorite sleeping people? Muji, potresti parlare delle tue domande sonnifero migliore. Ci sono delle domande sonnifero, ad esempio se qualcuno mi viene a chiedermi scusa Muji, potresti parlarmi della Kundalini? La mia si è spostata dal quinto chakra al quarto chakra. Oppure qualcuno viene e mi dice Guruji, ho questo desiderio così grande, così forte, ho portato questa Coca-Cola o questa noce di cocco e ho 2 cannucce, possiamo bere insieme? Oppure sto mangiando e loro mettono il loro dito nel mio piatto, nel mio chutney, e dicono Guruji, posso darti da mangiare? E gli dico no, il dito è sbagliato. Beh, in ogni caso certo, devo avere un po' anche dei momenti divertenti, no? E possiamo divertirci così, va bene? Perché eravamo al ristorante, le persone stavano guardando, ma stavamo bene. Quando le persone vengono e mi chiedono Guruji, potresti toccare il dietro della mia testa? Sai cosa? Parlane con Sri. E da lì, da quel momento che ho iniziato a dire così, ho un sacco di tempo libero. So it's not my free time, it's my Sri time. Quindi non è il mio tempo libero, è il mio tempo di Sri. Sri, la mia vita è migliorata molto da quando è arrivata Sri. Ok, vediamo, andiamo un po' avanti adesso. Vuoi venire tu?
because my English is not so good. L'inglese non va così bene. Non è così buono, quindi ok, traduzione. Thank you. Hamare Bharatvarsh mein aap padhare Guru ji ko sadar pranam. Aur hamari samast bhubhag se aaye hue mere priye bhai behan mata pita tulya unko sadar naman. Guru ji mere andar do ek प्रश्न है एक एक प्रश्न भी है और एक डाउट भी है. You better be good at translating all this stuff. Both. Spero che lei sia una brava traduttrice, altrimenti ci abbiamo dei problemi adesso. Offering his pranams to you that you've come to India and graced us. And he's saying hello to all the brothers and sisters who've come here. Sì, molto grato che sei qui. Offro il suo saluto a tutti i fratelli e sorelle che sono qui. E ha un dubbio. His doubt is what is greater. Suo dubbio è che cos'è più grande, la religione oppure servire, fare seva, cos'è più grande? Quindi, che cos'è più grande, la gentilezza o religione? Gentilezza o religione? Non c'è tanta differenza, la religione... La gentilezza è inclusa nella religione, non credo che ci sia alcuna religione che esclude la gentilezza. You understand what I said? Capisci quello che voglio dire? You understand? Please tell him in English. Non ti prego di dirlo in inglese, capisci? Sì, ho capito. Quindi la tua domanda è che cos'è, seva o religione? E non vedo una distinzione, perché la religione, nella tua religione, ci sono insegnamenti di compassione, gentilezza, pazienza, saggezza, l'amore, il silenzio. In tutte le religioni più grandi parlano di questo. E quindi... c'è una ragione per cui ti chiedi, per cui mi chiedi questo? Tra la conoscenza e la gentilezza, a cosa dovrei dare più importanza? Sì, Gyan, capisco. Yes, he says he understands what he's listening in Hindi. Yeah. Capisce quello che gli dicono nella traduzione in Hindi e chiede cos'è più alto fra la conoscenza e la gentilezza. Quindi uso la parola che hai usato tu, Gyan, la conoscenza pura. Quindi anche la conoscenza intuitiva. Che deriva anche dall'esperienza pura, e questa la metto tra le cose più alte perché include anche la gentilezza. Quindi vado per la cosa più alta, che è la conoscenza più pura, perché questa include anche la gentilezza, ma non necessariamente viceversa. La tua conoscenza e anche tutto questo e parla così e qui adesso per chiarire. Ramana Maharshi diceva che tutte le buone qualità si manifestano spontaneamente nella mente risvegliata. E quindi non c'è bisogno di coltivarle individualmente, singolarmente. E questo prova il mio punto, che quando c'è una comprensione pura è un risveglio nel cuore. Da qui
uno diventa più gentile, più tranquillo, perché scopri quello che è il sé dentro di te, quello che è il sé vero, e riconosci che questo è dentro tutte le forme. E se sei gentile verso il sé dentro di te, sei automaticamente gentile verso tutte le forme. E questo è il motivo per cui la vita dinamica e la diversità è anche importante, perché quel Gyan che credi di aver compreso dentro di te, allora verrà testato, verrà controllato. Se dici dentro c'è solo amore puro, però invece fuori c'è conflitto, allora c'è un contrasto. Questo verrebbe negato dalle tue azioni. Allora io dico, quando arrivi alla comprensione più totale, quando l'ego viene trasceso, allora c'è solo Gyan puro. E allora, da questa conoscenza, allora arriva anche più empatia, più grazia, più comprensione, più gentilezza, più amore. Tutto questo ne deriva. Ed è una cosa ottima, è molto buona. Perché quando vedi qualcuno che parla di gentilezza, ma magari non la dimostrano, e allora puoi dire, ma vedi, sei solo gentile a parole, ma poi non nelle azioni. È solo dall'identità egoica che ci può essere una distorsione. Dal posto dell'ego puoi dire tante belle cose, poi vengono negate dalle azioni. Ma quando viene realizzata questa gentilezza dentro il tuo cuore, allora anche il tuo corpo sarà al servizio di tutto quello che c'è all'interno del tuo cuore. Quello che comprendi solo con la testa, magari poi il corpo non lo dimostra nelle azioni, perché non viene permeato in tutto quello che è il tuo essere. Guruji, abhi tak maine dekha aise kafi log hain jo jinke andar gyan to hai lekin jo unka gyan hai wo unke vyavahar mein dikhai nahi padta hai. Ha visto tante persone che hanno tanta conoscenza, però poi non vede la conoscenza messa in pratica. The mercy is the finest human quality. It is greatest blessing. Yes. It blesses both giver and receiver. The fruit of real knowledge and real. Il frutto della vera conoscenza e della vera comprensione. Questo frutto non è informazione. Il frutto dello spirito è amore e pace. Comprensione, compassione, apertura. Like it says. Love is faithful. Come si dice, l'amore è fedele, è gentile, non è aggressivo, non ha orgoglio, non si ricorda di quello che sono stati gli errori degli altri, incoraggia sempre, persevera, persiste. Non è una cosa che dice, ah, fai una cosa ma ne dici un'altra. Allora quella conoscenza non è vera, non è reale, ed è giusto, va bene che parliamo di queste cose, perché alcune persone pensano che la conoscenza sia solo un qualcosa nella vostra testa, ma non è poi così, perché deve essere in armonia con quelle che sono le azioni. Qualcuno può essere tanto gentile e magari non avere tanta conoscenza, e al contrario qualcuno può avere tanta conoscenza e non avere tanta gentilezza nel cuore. Noi abbiamo questa comprensione. Mercy is like a gentle rain. It is what? Yeah. And it is both giver and receiver. Yeah. As I think. La misericordia, la gentilezza è come una pioggia gentile. Thank you so much. Dhanyavad. Thank you. Qualcuno lì dietro.
Muji, please help me to become fearless. Muji, aiutami a non avere paure. So my mind didn't yet disappear. Your mind didn't disappear. La tua mente non è scomparsa durante il satsang, hai detto? Sì. Quando seduto qui io non posso evitare certe cose. Ho visto. Io mi ritrovo. Becco io come sono identificato. Ad esempio, con delle paure dall'infanzia. E sento come la coscienza entra in me. Prima che la coscienza entri in te, dov'è? Non c'è coscienza. No, è un'illusione. Ma anche solo un'illusione può sorgere con l'aiuto della coscienza. Voglio sapere se parliamo della stessa cosa quando tu parli di coscienza. Senza coscienza tu non puoi neanche dire una bugia. La mente non può funzionare, la mente stessa non può funzionare senza la coscienza. È un aspetto della coscienza, anch'essa. Mettiamola in parole semplici così e vediamo se possiamo prendere qualcosa da quello che tu dici e muoverci in una posizione chiara. Cosa vuoi sapere oggi? Voglio essere amore spontaneo, senza sforzo. Love itself is effortless. L'amore stesso è senza sforzo. The one who wants to love. Ma colui che vuole amare tende ad essere pieno di sforzi. Sì. And this one, e questo costui se esso stesso fluttua, colui che vuole essere amore senza sforzo, magari in un altro momento non vuole essere questo, non vuole essere amore spontaneo, magari vuole qualcos'altro in un altro momento. Non è un punto di vista affidabile. Quando siamo liberati da questa identità psicologica, allora l'amore fluisce senza sforzo. L'amore non può essere dato a colui che è instabile, perché questo è una componente più bassa. L'amore non ha bisogno di colui che vuole amare, è lì nonostante esso. Ma siccome viene messa così tanta importanza sull'identità, che oggi vuole essere amore senza sforzo e poi il domani dice no, ma gli altri mi sfruttano quando io sono amore spontaneo. E per questo è un più grande problema per me che è una mancanza di amore, perché noi stiamo domandando, ma dalla posizione sbagliata, domandiamo dal nostro stato attuale, che forse sorge dalle emozioni che abbiamo al momento. Oh, voglio essere amore spontaneo. Ma magari in un altro momento lo stesso potrebbe dire no, ma in verità io voglio essere amore senza sforzo per me stesso tutto il tempo. Non è uno stato stabile. È da diverso tempo che cerco di trasmettere questo, che colui che ha così tanta identità, così tanti condizionamenti e vi si crede talmente tanto e poi si cristallizza come se fosse una cosa vera. Ma esso è osservabile e quando questo viene riconosciuto in te stesso, che tu puoi osservarlo e che quindi capirai che colui che osserva è più grande di ciò che viene osservato, è più forte.
quando l'osservatore riconosce l'instabilità di ciò che può osservare, allora l'apparente realtà di questo che viene osservato inizia a dissolversi e scopri che amore senza sforzo è già presente. Ma io non posso dare questo amore spontaneo a colui che sta ponendo la questione, la domanda, perché questo magari domani vuole qualcos'altro, vuole miracoli, la capacità di controllare le persone. Non è affidabile e noi abbiamo vissuto con esso per così tanto tempo. Mettiamo fiducia in qualcosa che non è degno di fiducia. Quando tu vedi che colui che tu hai creduto di essere per così tanto tempo, che non vale la pena dargli così tanta importanza, perché uno stato più profondo l'ha messo in luce, allora rimani in questo stato più profondo, perché l'ambiente in questa visione più profonda è molto più costante dell'ambiente all'interno di questa persona mutevole. Io vedo che ciò che dici è vero, quindi aiutami ad andare più nel profondo in questo spazio della verità. Se tu lo riconosci, vuol dire che sei lì. Tu sei lì per riconoscere che esso è vero. Ciò che io voglio incoraggiarti a fare è di sederti, di meditare con questo, di meditare su questo. E tu magari vedi, sì, io sono qui adesso, non voglio lasciare questo luogo. La continua a confermare, a verificare se queste voci che dicono questo, ah, io voglio rimanere qua, se sono la verità, o se è più una verità il io sono qui, e conferma in te stesso se questo io sono qui, se è piuttosto una pratica, un esercizio, o se è un riconoscimento. Voglio, parlando di me stesso, no? Il mio temperamento, la mia personalità, io non sono così tanto un pensatore, no? Se mi vedete con un libro in mano è perché ci sono delle immagini nel libro. Mi piacciono le immagini, i fumetti. Non mi piace tanto parlare intellettualmente della natura del sé e così via. E quando il mio risveglio ha avuto luogo, io lo sapevo nel mio cuore che questo era Dio. E per qualche anno l'unica cosa che potevo fare era sedermi silenzioso. A volte le persone venivano e stavamo seduti. Ogni tanto c'era un'energia che sorgeva, io mi guardavo in giro e la mia testa si fermava, e senza che io volessi fermarla, si fermava su qualcuno, ed era come se ci fosse un'energia che andava attraverso i miei occhi. E poi dopo smettevo e continuavo a guardarmi in giro in un'altra direzione. E io ho notato questa cosa e ho capito che era soltanto un'energia di Dio che stava facendo questa cosa, perché io non stavo facendo niente di particolare. In quel periodo c'era qualcosa che osservava in questo modo, ma non c'era un controllo personale su di questo. E quindi ogni tanto stavo seduto con altre persone, anche persone che non avevo invitato. E poi dopo hanno iniziato a venire delle persone che iniziavano a farmi delle domande, no? Di parlargli della coscienza, dell'autoindagine. Io ho detto, per favore, Dio, aiutami a occuparmi di questo. L'ho pregato e qualche tempo dopo è accaduto che quando le persone ponevano queste domande io potevo vedere le risposte, le potevo vedere in me stesso, emergere in me stesso. Perché anche nel periodo in cui andavo da Papaji, anche lui non è che insegnava formalmente l'autoindagine. E io ho già detto che quando io, questo periodo che ho trascorso con Papaji ai suoi piedi, lui parlava, ma io non stavo imparando tante cose, io stavo cambiando molto. Quindi io ti dico, stai attento soprattutto
ai tuoi sentimenti, alle tue sensazioni, non così tanto a ciò che la mente ha da dire su di essi. In quel periodo, quando le persone sono venute a chiedermi le cose, visto che le parole sono sorte da sole, con il tempo è diventato chiaro, magari qualcosa ha bisogno di parlare così, forse perché abitiamo in Occidente, la mente occidentale ha bisogno di così tante parole, ma io non sono particolarmente interessato in conversazioni lunghe. A me piace, tu mi chiedi dov'è quello, io te lo indico, è lì. Non mi piacciono tanto discorsi filosofici. No? Non ho voglia di fare una grande filosofia, no, su questa maniera di vivere, no? Se ho voglia vado a fare una camminata, se voglio parlo. Non ho così tanta fiducia in questo pensiero analitico. Parliamo della verità e la verità è molto semplice. È il ricercatore della verità che è molto complesso. E quando ci avviciniamo a queste complessità, io cerco di evitarle e di indicare un modo più semplice. Il modo complicato entra nella testa e si trasforma in rumore. Ma ciò che è semplice va direttamente nel cuore. Il cuore lo riconosce e immediatamente dà frutti. Ieri ho fatto l'autoindagine. Ho osservato finché ho trovato che qualcosa cerca di vedere se stesso, che non c'è bisogno di protezione. C'erano un sacco di attività mentali. Tu l'hai detto. Tu eri in questo stato e io ti chiedo, ma questo stato, queste turbolenze nello stato mentale, è osservato? Non ho 50 cose da dirti. Io ti dico questo, tu puoi osservarlo, no? E queste sono la mente abitudini, modi di abitudini di come sei abituato a parlare. C'era tutto questo che si muoveva nella tua mente, ma tu eri in chiaro di osservare questo senza entrarvi, senza esservi coinvolto? Puoi vedere questo e poi qualcosa può iniziare a riconoscere. Ah, certo, è così semplice. Alcune persone dicono, ah, prima non realizzavo quanto sia semplice. Questa turbolenza nella mente, questo rumore, le persone dicono, no, sto impazzendo. No, la mente si comporta come se diventasse, se impazzisse. Ma c'è un posto da cui tu puoi osservare questo. Puoi riconoscerlo? E se tu dici sì, lo riconosco, allora possiamo parlare insieme. Se tu mi dici no, io non lo riconosco, io ti dico, guarda, ho soltanto ancora 10 minuti, non ci riusciremo perché continui a creare delle difese. Ma tu puoi vedere che anche queste difese possono essere osservate dalla mente, da un luogo che non si sta difendendo. Sì. Beh, allora se puoi vedere questo, il resto diventerà più semplice. In breve tempo, se tu sei veramente sincero nella tua visione, tutte queste illusioni collasseranno e cercheranno di ricrearsi, di formarsi di nuovo, ma tu vedrai che è stato messo in luce. Non può più fregarti. Tu devi, anche soltanto dei passi piccoli, se tu fai un buon passo piccolo, tu vedrai che la tua coscienza si eleverà così tanto. Io non ti sto dicendo di venire a meditare con me per 6 mesi, perché non sto bene nel dire questo. Io ti dico, ascolta tanto quanto puoi adesso. E se tu hai sentito qualcosa, allora ho fiducia in questo e poi guardiamo come stai domani. Guardiamo
colui che fa uso delle indicazioni, perché è così effettivo, è così immediato, è così tanto per te che se tu ne fai uso vedrai che questo è un albero che dà frutti immediatamente. Io non devo dirti, guarda, ritorno fra 3 mesi e guardiamo come sta proseguendo. Se tu sei pronto, già oggi la tua vita può cambiare, diventa più spaziosa, più luminosa, e non è solamente fortuna, è un po' di guida e un sacco di grazia, moltissima grazia è con te. Non fidarti della tua mente, c'è tantissima grazia che è con te. Ma se tu continui, oh, non ce la faccio, per favore tocca la mia testa, e poi io tocco la tua testa e tu dici, oh, per favore toccala di nuovo. No, no, va bene, io non sono interessato, smettiamola. Io non sono qui per parlare a intellettuali, funziona per tutti, per ognuno. È abbastanza semplice. Io do tempo a questo perché non siamo abituati a questo modo di esaminarsi, di osservarsi. Ci vuole del tempo per guardarlo, per osservarlo. Anch'io ho avuto bisogno di tempo per questo. Prima avevo bisogno di qualcuno. Quando stavo con Papaji, un giorno una donna è arrivata da Papaji e gli ha detto, Papaji, grazie, grazie, grazie. L'ho capito, l'ho capito. E noi tutti eravamo, oh, ma anch'io vorrei. E lei era lì e diceva, stamattina ero nella cucina, mio marito mi ha dato del muesli e io ho detto, no, voglio dei popcorn. E lui mi ha detto, ma perché popcorn? Perché non esplodi tu, no? E io, ed improvviso, è successo. E io ho detto, ah, anch'io voglio questi popcorn. E così la tua mente cerca, no, di trovare questa via. Sì, se io solo potessi avere questi popcorn. La mente fa un sacco di cose folle. Tu puoi provare queste cose e vedere che non sono quelle giuste. Dobbiamo abituarci ai modi in cui la mente gioca e ci inganna e continua a osservare dal luogo giusto. Gli dico, prova questo oggi, prova solamente questo oggi, e da questo già potresti trovarlo, perché il sé non si sta nascondendo. È come mancare ciò che è ovvio. È sempre qui. È più qui della idea attuale che tu hai di te stesso, che se ne andrà, speriamo presto. E tu godrai della tua assenza, l'assenza dell'idea che tu hai di te stesso. Cose semplici. Nessuno ha mai scoperto il sé e poi ne era deluso. Oh mio Dio, no, no. Tutto questo spazio, no, oddio, no. Tutto questo amore. Perché non erano delusi? Perché è completamente naturale. Non ti ho chiesto di uscire e andare a creare l'amore. No, tu sei l'amore. Supponiamo che... Dov'è questo pezzo di carta che ho messo qua? Siediti un momento e lascia che lega qualcosa. Questa è una lettera per la tua anima. L'ho presa. Amato, la tua anima si fonde magicamente nella mia anima e fiorisce nel giardino del mio essere. La fiamma della tua torcia brucia in me. Tu sei la luce della mia visione. Io volo ai 7 cieli
e passo sopra i sette oceani, semplicemente con il tuo bacio alla mia anima vagante. Nel momento in cui tu hai preso la mia mano, le mie credenze e le credenze sono diventate i miei schiavi. La gloria del tuo viso mi salva. Con la tua grazia, io sono il sé. Il tuo essere che era nascosto in me, ora è stato rivelato. Le rose esplodono quando vedono la tua bellezza. Il fiore di Narciso è diventato ubriaco guardando nei tuoi occhi. Amore, un secondo e mi porti nel fuoco sacro. Il prossimo secondo nella freschezza del tuo cuore. Tu mi porti alla luce assoluta, così che io possa essere radicato in questa visione. Tu sei l'anima dell'esistenza. Tu sei la presenza prima della presenza. Tu sei anche prima della creazione. Siccome questo mondo non è la mia casa, non c'è paura di lasciare questo corpo. Non c'è neanche il desiderio di essere in paradiso. Il mio solo desiderio è di fondermi in te. Il mio solo desiderio è di fondermi in te, amore. Tu sei la luce della mia visione. Per chi è questa lettera? Per chi sono queste parole? Sono per colui che dimora nel tuo cuore. E queste parole vengono anche da colui che dimora nel tuo cuore. La tua mente? Oh no, questo non è per me, non fa per me. Non è per me. Thank you for today. Grazie per oggi. Thank you for today. Grazie per oggi. You're not going to be more real tomorrow. Tu non sarai più reale domani. You weren't less real yesterday. Non eri meno reale ieri. Ma un vecchio sogno continua. When I read these words, quando leggo queste parole, io vedo te. Ed è per questo che adesso posso guardarti negli occhi. Prima non potevo. Ma Dio mi ha dato gli occhi per riuscire a vederlo nel tuo cuore. E quindi adesso non ho paura di te. Thank you. Grazie. Each one is being kissed from inside. Ognuno è stato baciato da dentro.
qualcosa dentro vuole scappare. Ma non sei tu. Per un po' di tempo questa voce ha avuto un influsso su di te. Ma non è te originariamente, è giunto dopo di te. Ciò che siamo esisteva già prima della creazione di questo mondo. And satsang is the... Il satsang, the opportunity, è l'opportunità di risvegliarsi davvero a questo riconoscimento senza usare la mente e le immaginazioni. This form one day will go. Questa forma un giorno se ne andrà. But the one who dwells inside this form can... Ma colui che dimora in questa forma non può mai andarsene. È ovunque. E lui viene a dirti: tu sei il mio stesso sé. Om Namah Shivaya. Dio ti benedica, alleluia. Amen. Per oggi. Grazie, grazie. Va bene?
writings of Paul, they pacify people. We must also fight like Arjuna in our love that we have. Paul's teaching that he must lead, and so many people walk around in this fluffy idea. There's evil in the world. We must have the courage to stand against that. I mean, this is maybe just my role, as I've seen it. Thank you for your work. Thank you.